Ciao a tutti ragazzi, io sono Sofì dei Me Contro Te, li conoscete? Sono la squadra più grande e forte di tutta YouTube, assieme a Autentrote, voi che ci guardate. Ma in questo momento però manca l'altro membro dei Me Contro Te, manca lui. Lo sto cercando da stamattina, non lo trovo. Volevo registrare un video con lui, fare un bellissimo vlog, ma di lui non c'è traccia, svanito nel nulla, puff. Guardate, lui! Sentite? Le cicale. Secondo me è andato senza di me nella stanza misteriosa. Sì, sicuramente. Dove potrebbe essere se non altro? Siamo in quarantena, non si può uscire di casa. Sicuramente sarà andato di là. E perché è andato da solo? Ci eravamo promesse di non andare senza l'altro. Vuoi vedere che si vuole appropriare della stanza? Perché lui non sopporta che io dica che è mia. Oppure magari sta dormendo e non mi sente. Non so. Comunque, cerchiamolo per l'ennesima volta insieme. Guardate. Qua in cucina non c'è. Qui in salotto nemmeno. Gabuzzino. Stanza da letto. Nada de nada. Neanche sotto i cuscini. Non è neanche qui nella stanza dello slime e quindi... volevasi dimostrare il nostro lui, non so perché, ma è nella mia, quasi mia, cabina armadio misteriosa. Sento uno strano odore, qui c'è puzza di bruciato, bisogna andare a controllare cosa sta combinando. Andiamo. È una bellissima giornata qui nel negozio di lui. Ah, che bello. Contiamo quante scarpe abbiamo oggi. Ok, 1301 più 7. 100 paia di scarpe! Ma siete qua? Benvenuti nel mio negozio! Non sapevate che è un negozio di scarpe? Ebbene sì, ho pensato, visto che questa cabina armadio non ha un proprietario, perché non farlo diventare un vero e proprio negozio e vendere le scarpe alla nostra Sofì Carciofina? Visto che lei le adora, potrei guadagnarci qualcosina. Ehi, aspettate, ma sapete che ieri finalmente è uscito il nostro film su YouTube? Megadrad è il film La Vendetta del Signor S, il film che è andato al cinema, adesso è finalmente disponibile su YouTube e chiunque lo può acquistare. Stare a guardare tutte le volte che vuole. È bellissimo. Sul nostro canale YouTube è uscito un video con i primi 10 minuti del film. Se volete vedere il film completo vi basterà acquistarlo cercando Me Contro Te il film proprio qui su YouTube, oppure vedendo il video di ieri cliccando il link che trovate in descrizione nel primo commento. Per noi è davvero un'emozione grandissima e siamo super felici perché da quando era uscito a gennaio poi non l'abbiamo più rivisto, non era più disponibile, ma adesso è finalmente di nuovo disponibile e vogliamo che tutti voi del team Trote lo vediate, anche chi non è potuto andare al cinema adesso lo può finalmente vedere. Quindi saluto alle trote. Ma adesso scusate, sono il commesso di un negozio e devo tornare al lavoro. Oggi abbiamo guadagnato la bellezza di 0 euro. Non abbiamo clienti. Che cavolo. Clienti? Che stai combinando? Ciao Sofì, sei qui, non ti avevo visto. Come lo posso spiegare? Benvenuta nel mio atelier, nel mio negozio di scarpe, di Louis Boutique. Louis Boutique? Che è? Louis... questa non è una boutique, per quanto lo possa sembrare, ma non lo è affatto. E né tantomeno la Louis Boutique. È la mia cabina armadio, una stanza che è comparsa dal nulla come prolungamento della mia cabina armadio. E se non è mia, di chi è? Louis, te lo devi mettere bene in testa. Lo so che tu non puoi accettarla questa cosa, non sopporti che io abbia una stanza tutta per me. Ma è così. Questa stanza faceva parte della mia cabina armadio, semplicemente non ce ne eravamo mai accorti. E mi dispiace per te, ma sei arrivata in ritardo, perché adesso è diventata una boutique e qui, come puoi vedere, c'è la cassa del negozio, la cassa per fare gli acquisti e le vendite. E se c'è una cassa vuol dire che c'è un negozio. Non può esistere una cassa senza un negozio. Se per questo non esiste neanche un negozio senza un commesso, e tu non sei affatto un commesso, sei solo un cretino. Non ti sbagli, sono un commesso e sono anche molto bravo a fare il mio mestiere. Anzi, signorina, benvenuta, vuole acquistare un paio di scarpe? Sono tutte in vendita, anche la nuova collezione di scarpe Me Contro Te. Sono veramente bellissime. Sì, sono
veramente bellissime. Peccato che sono mie. Sono tutte mie queste scarpe e non ho certo bisogno di comprarle perché già mi appartengono. Signor commesso, mi faccia il piacere, per favore. Se ne torni a casa sua. Questa è la mia stanza. Ok, senta lei, che piede ha? Mi dica la misura che le faccio provare qualche paio di scarpe. Ma seriamente? Se non se le può permettere, non si preoccupi, le faccio uno sconto. Sconto carciofini. Mi scusi, giusto per sapere, ma quanto costerebbe un paio di scarpe? 20.000 euro. 20.000 euro? Ma sei impazzito? Ma cosa dici? Ma stai scherzando? Ma con 20.000 euro ci si può comprare una macchina? Una casa? Piccolina. Su, scelga. Con due paio di scarpe acquistate ne ha una omaggio. Ovviamente della vecchia collezione. Devo stare calma. Guardi, non sono interessata, grazie, me ne vado. Ah, no, ormai è entrata dentro il negozio e quindi deve comprare. Ma non è che se uno entra dentro il suo negozio deve per forza comprare qualcosa. Sono entrata semplicemente per dare un'occhiata. Questi vestiti sono in vendita? Sì, è tutto in vendita. Quindi il suo non è un negozio di scarpe, è un negozio di tutto. Calzatura, abbigliamento e accessori. Ok, vediamo, ti metto alla prova. Secondo lei, io che misura di scarpe porto? Quello lì sembra proprio un piede carciofino. Mi sa 38, vero? Come facevo a saperlo? Sì, 38, ok. Mi posso sedere? Mi posso accomodare? Certo, si accomodi pure. Bene, vorrei provare la 38. Di quelle lì con i glitter dei me contro te? Queste qui? No, le altre. Queste qui? Sì. Ok. Guarda, devi essere molto più gentile. Vorrà dire che le scriverò una recensione pessima. Ho sbagliato, ok. Ecco qui le scarpe. Una scarpa e un'altra scarpa. Ok, poi vorrei provare anche quelle lì con lilla. Queste qui? Quelle accanto. Queste? Grazie. Ok. E poi ho una festa. A maggio c'è il mio compleanno e quindi vorrei indossare un paio di tacchi. Non so lei quale mi consiglia. Io le consiglio queste qui. Molto effetto safari. Non so. Lei vuole che io le prenda? Sì. Vorrebbe che le pagassi con i miei soldi? Eh beh, certo, che le vuole pagare con i miei soldi? Il fatto è che io quando devo comprare un paio di scarpe, specialmente col tacco, vorrei prima vederle indossate a qualcun altro. Ha capito? Capisco, ma qui non c'è nessuno, signorina, mi dispiace. Io veramente davanti a me vedo proprio qualcuno che ha due piedi. Si tratta di lei. Lei? Io non vedo nessuna lei. Al massimo un lui. E non penso proprio che possa provare le scarpe col tacco. Non se ne parla. Vabbè, allora vorrà dire che non comprerò nulla. Me ne torno a casa a mani vuote. E lei con la cassa vuota. Ok, va bene, le provo io. Però poi le deve comprare, ok? Vedremo. Togliamo questa qui. Ma io non ho mai messo un paio di scarpe col tacco. Tra l'altro sono piccolissime per te. Già, non mi entrano. Mi sento la sorella di Cenerentola quando si voleva provare la scarpetta. Anastasia o Genoveffa? Nessuno delle due. Dai, su via, in piedi. Ma in piedi cosa? Non entrano le Dai, scarpe. Mi dia la mano. Ma poi che scarpe sono? Non hanno neanche i lacci. Come si fanno a mettere? Me le hai consigliate tu, ti ricordo. Sì, ma sono tutte così le scarpe col tacco. Forse conviene se le metto già in piedi. Equilibrio! Equilibrio! Mamma mia! Aiuto! Fantastico! Attento! Le piacciono, le vuole indossare, le vuole mettere, le vuole comprare! Fa vedere un po' meglio come sono! Wow! Sono davvero meravigliose! Ok, mi dia i soldi e le compri adesso! È la cosa più divertente del mondo! In realtà quelle non mi piacevano. Vediamo. Queste qui, ma sì, dimmi che sono un 38. 36. 38. Le provo. Le prova lei, giusto? Sì, guardi. Dopo che le ho viste indossare quelle scarpe mi è venuta voglia di non comprarle. Ok. Guarda e impara. Wow! Sono davvero bellissime. Starebbero molto bene con questo vestitino. Guarda che meraviglia.
questo quanto costa? Questo, signorina, solo perché lei non lo dica a nessuno. 40.000 euro. Guardi, ho deciso che non comprerò nulla. Ma no, come non compra nulla? Sono anche andato in giro con le scarpe col tacco per lei. Mi dispiace, non mi va di comprare nulla. Non comprerò proprio nessun vestito e nessun paio di scarpe. Rimarrà tutto qui, anche perché questa è la mia cabina armadio. E quindi voglio proprio che rimangano qui. Perché se anche li comprassi, rimarrebbero sempre qui. Perché tutto quello che c'è qui dentro, anche se tu ancora non ne sei convinto, sarà mio. Ne sono sicura. Ok, non compra niente e quindi sarò costretto a chiudere il negozio. Solo prima le volevo dire, quando parlavo di 20-40.000 euro, stavo parlando di soldi finti. Soldi finti? Sì, guarda qui. Apriamo, prendiamo la nostra chiave, apriamo la cassa. Guarda qua, soldi di plastica. Soldi finti. C'è anche una scheda. Sarò sincera, molto bella questa cassa. Guardate qui. Le cose si muovono e si può fare anche lo scontrino. Vediamo tu quanto vali. Avvicinati, dammi un dito. Tieni. 0 euro. 0 euro? Peccato. Sai, Sofì, stavo pensando una cosa. Visto che non sappiamo se questa cabina è mia o è tua, forse dovremmo scoprire cosa si nasconde dietro questa porta per scoprire chi è il proprietario. Hai ragione. Potremmo indagare nell'avventura di domani. Ci sto! Quindi domani è tempo di scoprire dove conduce questa porta. Siamo davvero super curiosi. Questa cabina armadio è così avvolta nel mistero. E quindi Team Trot, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate qui davanti a Sofì per vedere il video di ieri. Mentre cliccate davanti a lui per vedere un altro video divertentissimo. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! Ciao.